mostro, con un bastone nella gola vicino ad una gamba di donna, strabuzza gli occhi. Perché questo pittore si deve occupare di dipingere qualcosa che non esiste in natura? Evidentemente sta raccontando una favola. Una bella, una bestia, il mare in burrasca, di notte. Ma che bravura nel far sembrare veri dei personaggi fantastici, dipinti con un olio levigato, una pennellata evoluta, quasi narcisistica, classica ma romantica. Siamo nell'Ottocento e non è un pittore latino. La favola sembra più celtica. La donna denudata è incatenata ad una rupe e mostra un abbandono sensuale alla morte incombente, ad opera del drago, evidentemente. Ma qualcosa è andato storto nel copione, perché il drago se la passa peggio della donna, se possibile. Seguo il bastone dalle fauci della bestia. Penne, un altro animale, alato, una specie di grifone, superbo. E poi, a sorpresa, un volto di uomo che pare volare sulle ali di questo grifone. Bello, sereno, nonostante la battaglia che ha ingaggiato col mostro. E ha un candido manto e uno scudo che porta quasi come amuleto. Ma allora è Ruggero che libera Angelica, quella Angelica che farà impazzire Orlando, il grande paladino. I conti non tornano. Ruggero era moro e cavalcava un ippogrifo. Eccolo infatti il cavallo che diventa grifone. I suoi zoccoli sono librati in aria. Sotto i minacciosi flutti. Ora ricordo. Angelica, sfuggita all'innamorato Orlando, viene catturata dagli abitanti dell'isola di Ebuda, a cui servono continuamente ragazze da sacrificare al mostro marino che vive vicino alla loro isola. E lo scudo di Ruggero è quello magico di Atlante, che lo rende imbattibile. Ecco il perché di tanta serenità. Che metafora. La donna indifesa, insidiata dal male, viene salvata dalla generosità, dalla forza quasi soprannaturale di un destino positivo, che la soccorre quando, umiliata e incatenata dalla forza bruta, sta per lasciarsi andare. Chissà, nella storia dell'umanità, quante donne incatenate e sottomesse hanno sognato un liberatore che non si occupasse di loro per calcolo o profitto, e neanche per amore, ma semplicemente per rendere loro la dignità di essere umano. Favole di un mondo cavalleresco in cui l'onore è. Favole che vorremmo vivere oggi, in un tempo in cui il mostro della carneficina e della volgarità non sembra conoscere più ostacoli. Quanto vorremmo vedere di tanto in tanto un imbattibile cavaliere del bene su un cavallo alato vendicare tanta povera umanità sofferente. Jean-Auguste Dominique Ingres. Ruggero che libera Angelica. Anno 1819.